Stesso risultato dell'andata, ma stavolta a rimontare lo svantaggio è stato il Catania, che alla fine torna a casa con un punto e per come i rossoazzurri hanno gestito il match nella parte centrale del secondo tempo, sta forse stretto. Ancora una volta, nonostante il cambio di modulo, l'inserimento dei nuovi acquisti, Marchese Baldazzeddo nel primo minuto, Tavares nella ripresa, alla squadra di Rigoli è mancata la giusta lucidità necessaria a cattiveria negli ultimi 16 metri. Risulta poi ancora evidente che lì in mezzo manca il metronomo, l'uomo in grado non solo di mettere ordine, ma anche di dettare i tempi dell'azione. È innegabile che il nuovo modulo varato da Rigoli assicura maggiore equilibrio al Catania, che ieri in mediana non ha quasi mai sofferto. Il vantaggio del Fondi nel finale del primo tempo è figlio, oltre che di una distrazione, anche di un pericoloso calo di tensione, aspetto sul quale Rigoli deve continuare a lavorare. Catania comunque decisamente meglio nel secondo tempo, l'ingresso di Tavares per Anastasia e di Grazia al posto di Bucolo, con ulteriore cambio di modulo, difesa sempre a 3, centrocampo a 4 e 3 uomini in attacco, ha acceso il Catania, che ha messo alle corde la squadra di Pocheschi. La freschezza, l'imprevedibilità di Grazia in particolare, risultata determinante, rigore trasformato da Mazzarani, nasce proprio da un guizzo del giovane rossoazzurro. Il Catania però si spegne sul più bello, ha raggiunto il pari, e sfiorato il vantaggio, a quel punto meritato con lo stesso Mazzarani, la squadra di Rigoli ha nuovamente cambiato atteggiamento e anziché osare ha dato l'impressione di accontentarsi del punticino. Intendiamoci, il pari sul campo del Fondi è un buon risultato, ma per puntare al salto di qualità la squadra di Rigoli deve puntare ai 3 punti anche in trasferta. Adesso in casa Catania si guarda con fiducia al doppio turno casalingo contro Regina e Matera e poi c'è il mercato. L'ultima settimana di trattative potrebbe regalare a Rigoli i tasselli giusti per completare il puzzle. Il Catania, lo ricordiamo, oltre ad un altro attaccante, è sulle tracce di un regista e di un difensore centrale.